Vittorio Camicchioni, presentando le opere d'arte dei nostri musei. Non sono poche, e tra l'altro il gruppo si è arricchito proprio nei mesi scorsi di un significativo contributo, perché 5 opere sono della Pop Carriere, che come sapete ha concesso il deposito ai musei il suo patrimonio artistico. Quindi è sembrata una buona occasione per presentare questo artista attraverso opere che riescono, anche se non in modo compiuto, ma attraverso i punti principali, a raccontare quello che è stato il suo percorso di artista. Su questo dopo si soffermerà Giuseppe Verdi, e molti di voi hanno conosciuto Camicchioni, hanno forse visto queste opere in giro, anche nella della sua casa, o opere simili in altri luoghi della città. È sembrato però opportuno ricordarlo non soltanto come pittore, perché in fondo Camicchioni è stato anche un testimone molto, molto particolare, molto, molto partecipe di quelli che sono stati anni particolarmente importanti per la nostra città. Camicchioni, infatti, lo sapete, non era solo pittore, ma era anche polemista, attivo polemista sui giornali dei suoi tempi, era anche scrittore, era un uomo di cultura, possiamo dire, a tutto tondo, che ha partecipato anche delle svolte forti che la cultura della nostra città ha avuto, soprattutto fra la fine degli anni 50, gli anni 60. E nelle nostre collezioni non ci sono, non è rappresentato in modo esaustivo il primo periodo di Camicchioni, quello del suo impegno nell'ambito dell'arte sociale, del realismo, con cui tra l'altro c'era espresso opere anche oggi molto, molto importanti, anche questa riflessione sul cubismo. E tra l'altro Marta Camicchioni, che purtroppo stasera non è potuta, non ha voluto, non lo so, insomma, essere qua con noi, ha voluto essere presente alla mostra con un suo ritratto del 53, che la ritrae quando aspettava Veronica, quindi c'è anche questo ricordo affettuoso di quello che è stato il dramma, insomma, che ha segnato in modo fortissimo anche gli ultimi anni di Vittorio. E, dicevo prima, questa sua capacità di partecipare alla cultura della città nei suoi momenti anche più forti, più intensi, è sembrato oggi anche giusto riproporre una riflessione, un ricordo su quegli anni, che molto spesso si sentono anche un po' così invocare, forse anche con quel misto di nostalgia che molto spesso ci porta a guardare al passato come un momento più felice di oggi, ma indubbiamente non solo per la cultura reggiana, anche per la cultura italiana in senso lato, sono stati anni di fermenti e di adesione all'avanguardia su cui anche Camicchioni si impegna a partire da un certo punto in poi. È stata un'adesione importante che è passata attraverso considerazioni molto, molto intense, molto, molto pregnanti. E quindi oggi, quando spesso, insomma, ci sembra che i movimenti, le poetiche sfuggono un po' da tutte le parti e sembra così difficile trovare delle idee forti in grado di unire anche all'interno della cultura di una città e dei gruppi, dei segmenti, e forse una riflessione su questo passato anche molto recente può essere utile. E anche per questo abbiamo chiamato due protagonisti di quegli anni, Renzo Bonazzi e Nino Squarza. Sono qua come uomini di cultura, come artisti, ma direi anche come amici di Vittorio, per aiutarci a ricordarlo nel modo più semplice, ma anche più vero che, insomma, lui avrebbe voluto. Non so. Parte Giuseppe Verdi con questa dell'artista. Buonasera. Allora vorrei cominciare, tanto mi tocca questo primo intervento, tornata di altri interventi che poi saranno tenuti da Renzo Bonazzi e poi da Nino Squarza, sperando peraltro anche nel contributo da parte del pubblico, contributo si dice il dibattito, questa mitica parola, no? Che concludeva tutte le conferenze, tutte le cosiddette riunioni culturali. Non parliamo di dibattito, però ci auguriamo tutti vivamente che da parte del pubblico possa venire qualche contributo,
qualche testimonianza o qualche ricordo su Vittorio Camilleoni e sulla cultura figurativa e sulla cultura in genere che ha toccato Reggio alla fine degli anni 40 agli anni 70. Io dovrei tracciare così il profilo formale dell'artista e allora vorrei cominciare citando un fulminante giudizio di Corrado Costa, che come molti di voi sapranno fu una vivida intelligenza critica, oltre che ovviamente intimo amico dell'artista. Bene, Corrado Costa ha definito tempo fa Vittorio Camilleoni un ambiguo corteggiatore di poetica, e mi pare davvero un'osservazione molto felice per sottolineare la vitalità dell'artista e il carattere, per così dire, libertino della sua ricerca formale. In effetti a Camilleoni possiamo accreditare una lunga serie di flirts, passioni o di esperienze di altrettante felici, feconde infedeltà o tradimenti. Tutto questo per dire che, a mio avviso, Vittorio Camilleoni può essere definito un artista senza fissa dimora, ovvero sia un artista che non può essere reperito, trovato ad un solo specifico indirizzo, ma è indubbio che là dove egli è andato, oppure dove egli ha consumato le sue esperienze, le sue attrazioni fatali, insomma, credo che Vittorio Camilleoni abbia lasciato una larga testimonianza e una forte memoria di sé, anche perché, come ricordava poc'anzi Elisabetta Farioli, Camilleoni non è stato soltanto un artista, è stato anche un intellettuale, ma non basta questa parola per definirlo completamente, perché di Vittorio Camilleoni appunto si può parlare di un intellettuale con una particolare sensibilità verso l'aspetto sociale e politico della realtà e della cultura. Un tempo c'era un termine per definire tutto questo, intellettuale organico, che non è una brutta parola, anche se oggi è un pochino scaduta e passata di moda, ma ecco, di questo poi parleranno dopo di me sia Renzo Bonazzi sia Nino Squarta, che avranno poi l'incarico di tracciare, per così dire, le mappe, le coordinate delle corrispondenze ideali, dei rapporti che Camilleoni ha intrattenuto con il mondo della cultura e il mondo dell'arte di Reggio e non solo di quello. Lasciatemi peraltro dire soltanto questo, che il mondo di quella cultura a Reggio tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 70 fu un mondo ricco certamente di forti contrasti, ma anche indubbiamente di fortissima vitalità e ricco anche di presenze di intellettuali a tutto tondo. Ne parleremo magari più tardi. Dicevo prima appunto di questi flirt, di queste passioni consumate da Vittorio Camilleoni nell'arco di quasi 50 anni di carriera artistica. Non tutte queste esperienze, ovviamente, come sottolineava Elisabetta Farioli, sono documentate in questa mostra, che è una mostra omaggio, che è una mostra poi di quadri di proprietà dei civici musei. Non tutte sono testimoniate come avrebbe dovuto se fosse stata ovviamente una mostra antologica. Mancano soprattutto le prime parti, ecco, della sua attività. Allora voglio soltanto ricordare i suoi esordi, brillanti inizi, connotati in senso neo-post-cubista o cubo-espressionista prima e realista poi. Erano peraltro gli anni tra il 40 e il 50, a cavallo tra il 40 e il 50, periodo in cui peraltro si andava delineando quella forte, accesa, rovente, persino polemica, che si caricava anche di fortissime tensioni ideologiche tra il realismo e l'astrattismo. Oggi, ovviamente, visto con il cannocchiale della storia, questa polemica ci appare forse un tantino provinciale, ma forse l'Italia del tempo era provinciale, anche se poi questa polemica tra astrattismo
E il realismo non connotò soltanto l'Italia, ma anche l'Europa, certamente persino l'America. Forse qualcuno di voi tra i più avvertiti si ricorderà proprio la polemica violenta tra Edward Hopper, capofila americano ovviamente delle ragioni del realismo, e l'Action Painting con Pollock e De Kooning dall'altra parte. E anche Reggio indubbiamente sentì questo tipo di polemica, fu una polemica molto accesa anche all'interno della stessa cultura di sinistra, anche all'interno degli stessi artisti. Allora possiamo ricordare da una parte appunto Cavicchioni e Leonardi e Poli dall'altra. Ma non v'è dubbio che Cavicchioni in questi anni scelse le ragioni del realismo, connotato però in un modo modulato, in un modo del tutto personale, con una forte incisività di segni e di colore, con una fisicità, direi, che poi la critica concordemente ha definito una fisicità di tipo erotica. E l'erotismo, d'altra parte, basta vedere anche alcune opere qui in mostra, ha un posto importante tutta la biografia formale dell'artista, così come ha un posto importante sempre l'esigenza in Vittorio Cavicchioni di impaginare la composizione in modo fortemente strutturato, ossia l'idea della struttura è un dato fondamentale, portante di tutta la sua attività in tutte le sue opere, anche quando la materia si fa materia frantumata, divisa, lacerata o ferita, proprio perché in Cavicchioni c'è sempre l'esigenza, si avverte sempre l'esigenza di trasformare il segno e il colore in forma, in immagine, sia esso paesaggio, sia esso corpo, insomma in una struttura fortemente organizzata, con un alto, con un basso, con un orizzonte che dia come dire, un segnale di percorrenza. E struttura c'è anche in Cavicchioni nella seconda metà degli anni 50, quando egli si lascia, diciamo così, sedurre o attrarre dal linguaggio, da quel linguaggio che potremmo definire da ultimo informale, da ultimo naturalismo, da naturalismo informale, secondo la ben nota e felice definizione di Francesco Arcangeli. Nascono così le serie dei vigneti, no? Che vediamo, alcuni di questi vediamo qui, o delle pinete, o dei paesaggi della collina reggiane. Ma questo marmo, diciamo, informale non si connota mai in uno disordinato, in un caotico scontro di cellule, in quell'angoscia, in quel gorgo esistenziale che era l'imperativo categorico, insomma, dell'informale, perché, come dicevo prima, in Cavicchioni si sente sempre il bisogno di dare una saldezza plastica, una saldezza strutturale all'immagine, come se dopo la pars destruens, ecco, dovesse subentrare una pars construens. Intanto Cavicchioni ormai viaggia sui 40 anni, nel pieno della sua maturità creativa, e in qualche modo avvia, siamo all'inizio, se vogliamo, degli anni 60, un consapevole quanto veloce aggiornamento sui linguaggi della contemporaneità del momento, in un ampio raggio di opzioni che variano ovviamente sulla cultura europea e americana, da De Kooning, da De Staël a Bacon, tanto per fare un qualche nome importante, qualche termine di riferimento nell'orizzonte linguistico di Cavicchioni. C'è sempre l'erotismo, insomma, che la fa da padrone. L'erotismo, il corpo, la fisicità, spesso esibita, direi in un groviglio di carni che comunque non raggiungono mai le stravolte inquietudini dell'action painting americana, che ne vediamo alcune, oppure quella livida pupezza da macelleria, da mattatoio, crafto frobico
di Bacon, perché magari in Cavicchioni c'è più in questo periodo una divertita quanto leggera ironia che si manifesta, come poi potete vedere, in una gamma, in una stesura di colori, di lilla, di rosa e di azzurro che connotano poi le sue serie abbastanza famose dei nightclub, del striptease, delle entraîneuse, delle nascite di lei. Intanto gli anni 60 fanno il suo corso, gli anni 60 impongono a Reggio anche le nuove civiltà figurative, delle poetiche oggettuali, della cosiddetta pop art, e certamente a Reggio si notano dei nuovi fermenti, c'è una nuova generazione di artisti che nasce negli anni 30, Cavicchioni, la generazione di Cavicchioni è quella degli anni 20 e di questa generazione di artisti degli anni 30, e buon testimone protagonista appunto Nino Squarza, che è qui al mio fianco, che parlerà anche lui magari proprio di quelle esperienze. E a Reggio peraltro qui si tengono ci sono delle situazioni molto importanti, ne ricordo alcune, insomma novembre 63, novembre 64, i lavori a Reggio della costituzione del gruppo 63, ad esempio, quindi le neoavanguardie italiane e la partecipazione da parte di alcuni giovani intellettuali reggiani, che magari poi nomineremo, alla redazione del Verdi, questa straordinaria rivista d'avanguardia retta e diretta da Luciano Anceschi, il maestro di tanti a Reggio, tra cui penso di modestamente, insomma, di annoverarmi anch'io, voglio dire che Luciano Anceschi mi ha aperto un pochino la mente ottenebrata dagli studi del liceo, insomma. C'è una situazione nuova a Reggio, c'è una situazione di neoavanguardia reggiana che da quelle avanguardie, neoavanguardie italiane prende vigore e indubbiamente sostentamento. E qual è la posizione di Cavicchioni in tutto questo rispetto a questa nuova generazione di artisti? Ma direi quella di un attento osservatore, di un compagno di strada di questi nuovi giovani artisti, di un Cavicchioni che, pur non rinunciando ancora all'esercizio della pittura, ecco, comincia a far uso anche di una tecnica quale l'inserimento del collage, ce n'è uno là, ad esempio, che è certo memoria delle avventure, delle antiche avventure, delle delle avanguardie storiche, ma anche un riflesso e un eco, se vogliamo, anche di un'attenzione, di una riflessione espletata da Cavicchioni sui linguaggi delle poetiche oggettuali, del New Dada o dell'informale. E ritorna, ecco, nel Cavicchioni della seconda metà degli anni 60, in una sorta di recuperato realismo pop o di nuovo realismo. Mi piace più usare questa parola europea, di questa tanta Europa distrattata che forse ha anticipato proprio col nuovo realismo a fine anni 50, primi anni 60, l'esplosione poi della pop art americana. Quindi ecco Cavicchioni in questa recuperata dimensione di un nuovo realismo recupera ancora una volta l'immagine, o meglio un frammento di immagine che è ancora corpo, il corpo, facendo uso, a mio avviso, dell'artificio della sineddo, che è un parolone difficile, ma in realtà è una figura retorica che noi usiamo tantissime volte senza farci caso per definire attraverso una parte il tutto, ovvero sia Cavicchioni nelle sue serie abbastanza conosciute di omaggio a De Sade, oppure Pianeta Donna, in pagina con forte sapienza compositiva, magari delle gambe, dei seni, dei ventri, delle natiche, la parte per il tutto, la parte per il corpo, dunque la sineddoche, e queste membra sono in stretta relazione come se fossero, come se ne fossero delle protesi organiche, magari le vediamo proprio
qui, io dico dietro a me, ma davanti a voi. Ecco, queste membra, dicevo, sono in stretta relazione, come se fossero protesi organiche di strani meccanismi geometrici, forse degli stravaganti strumenti di tortura, omaggio a De Sade, forse no, forse anche, so io, degli strumenti per compiaciuti giochi di trasgressione autoerotica. E comunque è sempre il corpo, e alla fine ciò che ne risulta è una sorta di, questa operazione estetica formale è una sorta di totem dalla forte carica, a volte anche trasgressiva, a volte anche di ferocia trasgressiva, sempre però con una ironia di fondo che connota l'opera di Cavicchioni in questo periodo. E sul corpo e sull'eros egli poi indaga, direi, per tutto gli anni 70 e anche per parte degli anni 80. Arriviamo così rapidamente all'ultima parte della sua biografia artistica, anni 80, primi anni 90, quando Cavicchioni lascia il corpo per recuperare l'idea del paesaggio, che però è il paesaggio artificiale della contemporaneità, l'orizzonte metropolitano, se vogliamo, l'orizzonte post-metropolitano estraniante, magari dei centri commerciali, delle stazioni di servizio, degli incroci autostradali, degli aeroporti, ovvero quelli che la sociologia di oggi ha chiamato i luoghi del non luogo, proprio perché sono del tutto privi di personalità. Anche qui Cavicchioni usa l'artificio della sinedoca, una sinedoca estremamente rarefatta, estremamente addirittura metaforica, una brevissima parte per il tutto. Anche qui Cavicchioni usa materiali diversi da quelli che sono i materiali tipici della pittura, così come aveva usato già nella seconda metà degli anni 60, ovvero sia la plastica, ovvero sia il retino tipografico, ovvero sia il metallo e il legno, sempre però all'interno di una forte griglia strutturale, sottolineata, magari là ce n'è uno, l'ultimo quadro, sottolineato da forti contrasti timbrici di colore, verde bottiglia, o l'azzurro con il nero o con l'argento, su cui si impongono, qui non li vediamo, magari così dei frammenti di alfabeto o di numeri che sono davvero la testimonianza frammentata della segnaletica di questi luoghi del non luogo. Ma sempre comunque, anche in queste ultime opere, a mio avviso ancora molto vitali, Cavicchioni, proprio perché è presente nel suo DNA, ecco, Cavicchioni ha sempre questa esigenza di modulare l'immagine attraverso una strutturata griglia di segni forti e dall'impronta addirittura geometrizzante, su cui magari si impone, lo vediamo anche in questo ultimo quadro, una qualche turbolenza del segno e del colore, che certamente è una memoria delle sue esperienze informali tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Io ho finito, ecco, questa breve biografia formale, e ora cedo la parola volentieri a chi testimonierà della presenza di Cavicchioni, del ruolo di Cavicchioni nella cultura, non soltanto cultura figurativa, insomma, nella cultura reggiana di questo periodo, fine anni 40, primi anni 50, primi anni 70. A chi devo dare la parola? Bene. La mia conoscenza, amicizia con Cavicchioni nasce molto tempo fa, è nel 1942 che ci siamo conosciuti, l'amicizia si è poi consolidata per più di 50 anni ed è rimasta come una...
Ed è rimasta come un'assenza che ha pesato nel periodo in cui Vittorio si è ritirato dalla vita pubblica, dalla vita sociale e anche dalle amicizie. È nata nel 1942, quando lui era più maturo del gruppo di giovani con cui produsse una prima attività culturale. Aveva già circa 5-6 anni più di noi, di me, di Romolo Valli, di Salvarani e di alcuni altri che frequentavano in quel periodo la seconda classe del liceo e che avevano maturato la decisione di pubblicare qualcosa dei loro pensieri, dei loro problemi in una rivista che prese il nome di Temperamento e a cui Vittorio diede un contributo di un'esperienza e di una cultura già più matura della nostra. Aveva frequentato l'Accademia delle Belle Arti, aveva frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, cominciava ad essere più conosciuto, come non tanto come pittore, perché ancora pittore non lo era e non praticava la pittura, quanto per la sua versatilità culturale, per le sue conoscenze, per la passione che aveva per la letteratura, per la cultura e per il teatro. Temperamento nacque così come un'iniziativa di alcuni giovani con l'immissione determinante di questo personaggio che si collegò a noi attraverso soprattutto la conoscenza e l'amicizia di Romolo Valli. In questa rivistina, che in sostanza visse per un solo numero originale, frutto dell'iniziativa di questo gruppo, che era nel 1942, perché dopo questo numero che circolò nell'ambito ristretto delle amicizie e che era ciclostilato, realizzato nella casa di Romolo Valli con un disegno di Vittorio Cavicchioni, credo del tutto inedito e non conosciuto, una donna nuda al balcone, in un balcone con fiori e con un bucato steso ad asciugarsi. Vittorio in questa... Poi ci sono anche alcuni disegni, sono disegni a ciclostime, questa rivista uscita in questo primo numero. Vittorio, a questo primo numero collaborarono, oltre a Salvarani, a Romolo Valli, Paolo Pernici, che fu per il periodo che visse a Reggio pure uno degli animatori della vita culturale reggiana, tra i più creativi, Salvarani, che diventerà poi architetto, uno degli animatori della cooperativa Architetti, Sigismondo Busana, che cadde poi come partigiano durante periodo della lotta partigiana. In questa rivista Cavicchioni scrive alcuni articoli, di cui uno mi sembra particolarmente indicativo della personalità che si stava formando. È una recensione
Dico intanto che sono essenzialmente recensioni di un libro di Zavattini. Zavattini è un personaggio che conterà molto sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dell'amicizia, nella formazione e nella maturazione, nello sviluppo dell'attività di Vittorio Campioni. Poi una recensione di un film, Alfa Tau di Robertis, che era uno dei primi sintomi di un orientamento verso il realismo della nostra cultura cinematografica. Nella recensione, la recensione di Zavattini è del volumetto Io sono il diavolo. Vittorio, con la sua naturale tendenza alla trasgressione, alla polemica, si rivolge a una signora che gli avrebbe detto che il libro non le diceva niente, e dichiara il modo come invece lui ha letto Io sono il diavolo di Zavattini. Vale la pena di leggerlo perché indica appunto una dei motivi che caratterizzano poi la sua personalità. Si arriva ad un punto, le percezioni tendono i nervi e ogni parola sua percorre veloce, a volte, il nostro sistema sensibile. Si ha bisogno di aria, di scuotere la testa, si grida forte dentro di noi. Egli è veramente il diavolo, aggrappandoci a Zavattini, in balia della sensibilità che suscita i suoi nervi, al cervello come un uragano. Ero come una sensitiva, vegeta, palpitante ed anzi ed ogni sensazione estranea che si ripercuote in onde contro la corda del suo animo coperto di papille. Ogni attimo suo si trascina le onde degli altri ed è vissuto centuplicato con fragore. Un eco delle parole di Zavattini che indica come Vittorio viveva le esperienze culturali che attraversava. Dopo questo primo incontro ci fu il periodo dell'interruzione dovuta all'andamento della guerra e ci rincontrammo nel 1945, sostanzialmente gli stessi che allora avevano dato vita a quella rivista di così breve vita, perché dopo il primo numero il gruppo universitario fascista assorbì la rivista, che pubblicò altri due numeri e poi si estinse. Nel 1945 il fervore che in quella rivista si era manifestato poté esprimersi in modo più libero e più con maggiore possibilità di realizzarsi, soprattutto nel rapporto che era particolare intimo tra Vittorio e Romolo Valli. Vittorio riusciva questo è un dato che mi sembra significativo dell'amicizia che si è stabilita tra lui e diversi altri,
viveva l'amicizia assorbendo e misurandosi con la personalità di chi lo incontrava, delle persone con cui riconoscevo una affinità di sensibilità, di cultura, di impegno sociale, ma anche di umori. Vittorio è sempre stato un umorista fine, ho sempre usato l'ironia e la provocazione nei rapporti come una maieutica per sollecitare un rapporto autentico, per stimolare anche dai suoi interlocutori un contributo che venisse da un reale spinta a stabilire un rapporto vivo. È in questo periodo che con Romolo Valli realizza uno spettacolo teatrale, L'Asino d'Oro, di cui credo non ci sia più traccia, non credo che ci siano testi. No, certo il riferimento era a lei, ma era scritto, ideato, anche interpretato dallo stesso Vittorio e creato assieme a Valli e alcuni altri che abbiamo vissuto con lui quel primo episodio di cui ho parlato. Poi in quel periodo, come ha ricordato anche Berti, soprattutto nel periodo del 45 e 50 si scoppiò un fervore di iniziative, di interessi. Il Circolo del Cinema nasce a Reggio tra i primi. Vittorio è un frequentatore del Circolo del Cinema. Il 30 dicembre del 1945, dell'allora Cinema Radium, si proietta Lampi sul Messico di Eisenstein per iniziativa di quattro giovani, tra cui ero io, Romolo Valli, un certo Borziani e Massimo Fontana. Di fianco a questo, Vittorio Cavicchioni assieme a Giannino Degani promuovono le letture di testi, letture sceneggiate, e Vittorio è uno dei protagonisti, soprattutto nella preparazione, nella regia assieme a Romolo Valli e nella scenografia di queste letture di testi per il teatro italiano di allora inediti. Da questo fervore di iniziative nasce anche quel rapporto tra Vittorio Cavicchioni, Romolo Valli, Corrado Costa, Nanni Scolari e diversi altri, Porta, Gianoglio, Morini, che costituiscono il nucleo di una relazione che qualcuno ha chiamato un salotto, ma è molto di più e molto diverso dal salotto. È una corrispondenza di relazioni che si sviluppava senza interruzione, aveva certamente un momento particolarmente intenso, soprattutto di amicizia, degli incontri che nella casa di Cavicchioni e nell'ospitalità sua e soprattutto di Marta Ferrari offriva. A questo punto bisogna anche ricordare il ruolo che Marta Ferrari ha avuto nella vita di Vittorio, non solo per la sua gentilezza, la sua ospitalità, ma anche per
l'intelligenza e la comprensione del percorso che Vittorio stava conducendo. Forse è stata anche una, in qualche modo, non direi ispiratrice, ma una sollecitatrice delle, e sicuramente un'accompagnatrice dell'attività multiforme artistica di Vittorio. Questo è un po' l'ambito di rapporti amicali e culturali che accompagna l'attività pittorica di Vittorio, che è iniziata verso gli anni 50, se non sbaglio, e ha da quel momento attratto la sua vitalità, la sua capacità creativa in modo preponderante, fino a non dimenticare anche i suoi altri interessi e le sue altre capacità, perché nel pieno degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, Vittorio scrive un libro, non si può neppure dire un racconto, un romanzo, un libro, Maledizione, era proprio lui, di cui vi voglio leggere dalla quarta di copertina la sintesi che credo abbia scritto lui stesso, che può concludere bene questo mio breve e un po' emozionato ricordo. Lo capirete sentendo quel che scrivo. E dovrebbe essere la sintesi del libro. È la sintesi. Quel giorno la segreteria del partito, lasciatemi fare un'altra parentesi, scusate un po' queste incisi. Vittorio è stato anche un militante politico, iscritto fin dal 45 al Partito Comunista, ma un militante sui generis. Partecipava alle riunioni appassionatamente, partecipava alle iniziative frequentemente, però non ha mai fatto realmente, come dire, vita di partito. Tant'è vero, io l'ho ricordato come un episodio significativo nel momento in cui è scomparso, che dopo continuava a partecipare a riunioni, incontri, dopo qualche anno di questa frequentazione ci si è accorti che non aveva rinnovato per alcuni anni la tessera del partito, perché si era scordato, per nessuna ragione di senso dato, ma continua la lettura. Quel giorno la segreteria del partito era al completo. Assisteva ai lavori anche il grande pittore rivoluzionario di Braccianti, che ormai da circa 40 anni non esistevano più. Tratteggiava nervosamente profili di convenuti su fogli di carta da appunti, che poi regalava a questo o a quest'altro, ricevendo a titolo di stima applausi e lacrime di riconoscenza. Il grande pittore di Braccianti, emigrato dalla Sicilia molti anni prima che venisse ceduta ad Israele, non si muoveva se non aveva al suo seguito contesse, critici, industriali e grandi dirigenti di partito. Nessuno lo aveva mai visto sotto braccio a un metalmeccanico. Qualsiasi cosa facesse, disegno, tempera, pastello, olio su tela, veniva immediatamente fotografato ed elogiato per pagine e pagine dai critici di partito.
articoli e foto vennero trasmessi via cablo al giornale del partito per la pubblicazione e avevano la precedenza su qualsiasi altro avvenimento. Il grande pittore di Braccianti, su qualsiasi, ma il grande pittore di Braccianti, ma a volte anche di Ortaggi, viveva in una villa sfarzosa, decintata da alte mura, perché non giungesse alle sue orecchie il rumore del progresso. Dipingeva ancora ad olio e come Antonello da Messina, quando portò tale tecnica dalle Fiandre, macinava e impastava i colori con le mani. Immaginate voi a chi si riferiva. Questa bellissima testimonianza così vissuta intensamente da Bonazzi. Io vengo dopo, vengo un po' dopo perché sono una generazione che succede e quindi si trova a dover incominciare a dipingere nella propria città con davanti a sé una serie di pittori già famosi, di pittori già classificati, pittori in sostanza che nella città fanno il peso sia dal punto di vista critico che dal punto di vista della economico, insomma, nelle gallerie. E la prima cosa a cui io ho pensato insieme ad alcuni miei amici che poi menzionerò è stata quella di mettermi per sopravvivenza immediatamente in contatto con alcuni di questi pittori che io conoscevo per nome e non conoscevo, o meglio, conoscevo poco per il loro prodotto. In sostanza, i pittori che allora a Reggio Emilia avevano un peso intellettuale, politico e di mestiere, erano tre: Vittorio Cavicchioni, Paolo degli anni 55-56, Ivaldo Poli da Novellara e Nello Leonardi. Io, assieme ai miei amici, venivo da una scuola che era accademica, da Spazzapane, da Bologna, accademia. Conoscevo tutta la pittura di avanguardia allora, cioè, pittura che già si faceva e si cercava di conoscere qua da noi, era pittura di trasporto dal mercato americano, quindi pittura che ritornava qua da noi dopo essere prima stata macinata, e quindi eravamo a conoscenza di esperienze che contrastavano, pensavamo noi, contrastavano enormemente con quello che ufficialmente si vedeva qualche volta sotto la galleria dell'Isolato Sacro. Nella galleria dell'Isolato Sacro c'erano quasi sempre questi pittori e c'era sempre, perlomeno, un pittore era messo quasi sempre di lato, che era appunto arrivato Poli, ma che noi stimavamo molto proprio perché Poli era portatore di motivi nuovi. Reggio era una città di provincia, aveva
un passato di pittori che appena appena conoscevano i movimenti del Novecento italiano. C'era qualche scultore capace, Giovannini, che conosceva. C'erano vecchi pittori ormai tramontati di grande qualità, come Torino Davoli, ma che ormai non c'erano più. E c'era invece questo filone di pittura che allora si chiamava neorealismo. Devo dire che io istintivamente, subito, mi sono trovato assieme ovviamente ai miei amici, mi sono trovato molto male, in quanto tutte le volte che noi mandavamo a queste esposizioni ci trovavamo in sostanza declassati o quantomeno tagliati, cassati. Ma era un momento così, c'era il neorealismo nel cinema, c'era il neorealismo nella letteratura, c'era il neorealismo nella pittura. Reggio era una città di sinistra, povere, semplici, no? Non era una città di sinistra in arretrato, però il neorealismo era ancora uno strumento importante di coinvolgimento, anche perché nella storia locale c'erano state delle faccende reggiane, Trattore, Giubilino, l'occupazione delle Reggiane, cose importanti da un punto di vista politico, per cui una certa poetica pittorica era naturale che venisse favorita verso altre esperienze che invece erano di ricerca e di necessità. La cosa però, noi decidemmo improvvisamente di fare una mostra e prendere posizione contro questa situazione, ma con enorme sorpresa trovavamo che i pittori che erano dentro il premio Tricolore, primo fra tutti Vittorio Cavicchioni, era diventato un frequentatore della nostra sala che apriva in contrapposizione al premio Tricolore di allora. Sono storie che per noi hanno significato moltissimo. Non c'è stato scontro, è stato civile. Però ecco, il fatto che Vittorio Cavicchioni venisse da noi e che noi andassimo a vedere per bene qua di Vittorio Cavicchioni fece sì che fra noi e lui incominciassero a scorrere scambi di idee, conversazioni, incontri negli studi, e da parte sua io trovai, con grande sorpresa, perché lo pensavo un santone, io ero molto giovane, lui era già pittore affrappato, trovai in lui invece una persona piena di arguzia, di intelligenza, di vivacità culturale, attento alle cose più sperimentali della pittura. E con lui incontrai anche quell'altro grande oppositore, era un pittore astratto. Cavicchioni, malgrado fosse un pittore, e sia stato un pittore di avanguardia, per così dire, per virgolette, non era certamente un pittore astratto. L'oppositore ideale di Cavicchioni era Romualdo Poli. Quindi tutte le volte che io andavo da Poli, Poli mi parlava di Cavicchioni. E tutte le volte che io andavo da Cavicchioni, Cavicchioni mi parlava di Poli. E tutto questo ha fatto sì che il gruppo di Dovigioni, comincio a fare il riferimento dei nomi, parlo di Uspaggiare, parlo di Angela Verme, che purtroppo non c'è più, parlo di Parisi, che purtroppo non c'è più, parlo di tanti pittori, parlo di Marco Gerra, che purtroppo non c'è più, insomma. Parlo di persone che, tutto sommato, devono agli incontri con Cavicchioni, devono moltissimo, in quanto la dialettica era perennemente all'ordine del giorno.
devo dire che io Cavicchioni l'ho più che nel suo salotto, io l'ho frequentato nel suo studio, là dove lui operava. E devo dire anche che fra di noi si era stabilito un reciproco gioco di stima, per cui io riportavo a lui ciò che è e viceversa. Tant'è che poi lui pensò a me quando arrivò il momento di fare la sua prima antologica a Reggio Emilia, organizzata in un certo modo, insomma, no? Perché fino allora lui aveva fatto mostre un po' da tutte le parti, perché era stato la quadrina, era stato il premio nazionale di golf della Spezia, era stato le più importanti, Roma aveva fatto delle mostre, però una mostra antologica nella sua città la si fece attorno agli anni, mi pare, 76-73. E lui viene da me e dice, no dai, proviamo a farla, me la fai fare, perché io già allora lavoravo poi all'interno del comune, alle istituzioni culturali, ai centri musei, io con il direttore Giancarlo Brosello, là c'è un quadro di Cavicchioni, quel bellissimo quadro rosso che vedete là dietro, è un quadro che Cavicchioni donò a me e io passai ai musei, a Giancarlo Brosello. Lui mi disse, il coglione. Era spiritoso, dietro tu, però insomma, lì mi fa piacere, molto piacere. In sostanza, con questa mostra antologica io ho avuto modo di conoscere tutto il suo lavoro, perché facevo una ricerca molto, molto, molto approfondita. Mi spiace perché sul catalogo, sempre come al solito, allora non c'erano disponibilità economiche. E purtroppo non abbiamo potuto riportare tutto il materiale che su quel catalogo, che ritengo sia anche una cosa molto buona, non riusciamo a portare tutto il materiale del suo lavoro, dei suoi interessi, appunto, certe cose che magari qua anzi vi ho fatto vedere e che poi in parte hanno finito dentro a una bacchetta. Da quel momento Cavicchioni è diventato un amico per me, mi telefonava quotidianamente, mi poneva i suoi problemi, è stata una cosa, mi ha assillato. Tanto che alcuni problemi suoi di carattere esistenziale erano usciti, avevo una fiducia incredibile, per cui per me è stato un dolore incredibile quando l'ho visto scomparire prima che io sono andato quando c'è stato il suo funerale, ma quando lui è scomparso prima, insomma, non c'è stata possibilità di poter dialogare ulteriormente sui problemi che poi lo tormentavano, ecco. Era un uomo molto, molto, molto sensibile, apparentemente parlava di sesso, ma secondo me era un grande romantico. Era un uomo che sentiva molto, molto l'amicizia, l'amore, sentiva... Era un uomo leale anche, non l'ho mai sentito parlare male di un pittore, questo lo posso dire. Detto questo, sono i ricordi, io non ho potuto niente, sono venuto qua, ho detto ma dirò quello che sento, non sono andato a cercare, c'è tante cose che forse sono sul che avrei potuto portare qui, non lo so. Voglio fare riferimento, però prima di chiudere questa mia breve testimonianza, perché poi certe cose non si possono spiegare bene, insomma. Voglio dire che io come pittore lo reputo forse uno dei più importanti di Reggio Emilia, anche perché in lui io vedo, a parte diciamo così, i prestiti che si vedono in quasi tutti i suoi quadri, sono prestiti che sono anche motivi di aggiornamento di un pittore, sono prestiti di linguaggio, ma la tematica sua è una tematica che io vedo sempre legata in un bellissimo periodo suo che va dagli anni, fine anni 50 e anni 70. È un periodo in cui Cavicchioni dipinge delle cose che per mio sono fra le più belle della pittura reggiana contemporanea. Parlo dei nightclub, parlo
delle città, no, ma forse meno, ma anche del discorso della nascita di Venere, forse, questo tema molto molto romantico, c'è un bellissimo quadro là, il terzo, sembra un quadro, è un quadro che è pieno di umore caldo, di pittura, insomma, quasi che c'è ancora un contatto con la pittura intesa come termine proprio, no? Noi a Reggio abbiamo avuto un grandissimo pittore dell'Ottocento che ha lasciato delle tracce in questo senso, in questa direzione. È un grande pittore romantico, forse il più grande pittore d'Europa, Antonio Fontanesi. Dietro alcuni dipinti di Cavicchioni io vedo, non dico ovviamente Fontanesi, non voglio dire, però ci vedo quel filone materico, pieno di humus, pieno di natura, pieno insomma dei fatti della nostra terra. Ecco.